Bene, signori, io do un piccolo... Oggi il mondo dell'economia è fortemente influenzato, anzi ha una determinante influenza da parte dell'automazione, della digitalizzazione, dei social media. Le aziende locali chiaramente devono essere costantemente pressati per adeguarsi, anche perché è un qualche cosa che non è statica. Quotidianamente quasi ci sono innovazioni e in questo mondo che avanza così velocemente le aziende che si fermano rimangono indietro e tragicamente perdono qualunque genere di vantaggio competitivo. La Camera di Commercio sta investendo in maniera significativa in questo settore per portare, accompagnare quante più aziende di Taranto, le più illuminate, diciamo, in questo, proiettarle in questo mondo che è il vero futuro e che dà le vere opportunità. Quindi questo è un compito che ci spetta e che penso stiamo assolvendo adeguatamente con delle attività direi quasi quotidiane a vantaggio di tutto il territorio, a reale vantaggio delle aziende del territorio. Chi mi conosce sa che a me non piace tanto parlare, mi piace realizzare le cose e far parlare i fatti. Questi sono fatti. Taranto, la Camera di Commercio di Taranto, ma lavora anche con le altre Camere di Commercio, ad esempio Bari e Matera. Sì, la Camera di Commercio di Taranto ovviamente una delle prime attività che ha fatto è stata quella di mettersi in rete con le Camere che ha reputato più significative. Con il progetto Mirabilia ad esempio, ed è solamente un esempio, si è messo in rete con Bari, si è messo in rete con Matera, e è partita una grande collaborazione che ha portato tante nostre aziende anche all'estero, in Giappone ultimamente è andata una missione tarantina dove io ho delegato un giovane dirigente della Camera di Commercio ad andare a rappresentare le aziende tarantine insieme alla Camera di Commercio. È un momento importante oggi, mi fa piacere diciamo, di uscire agli onori della cronaca in questo frangente proprio in relazione alla presentazione della Task Force digitale e del blog Noi Camera, della Camera di Commercio di Taranto, che di fatto corona un percorso che la Camera ha già intrapreso da moltissimi anni in relazione alla digitalizzazione che effettua anche in ambito di servizi alle imprese. La logica che abbiamo adottato sempre come sistema camerale è stato quello di poter garantire il servizio alle imprese e dalla comunicazione unica del registro delle imprese per arrivare oggi al SUAP, per arrivare domani mattina allo SPID, abbiamo anche questo aspetto della digitalizzazione per la comunicazione che secondo noi è importantissima per far transitare le informazioni alle imprese e al cittadino consumatore tutelato da parte della Camera di Commercio nell'ambito della regolazione del mercato e in buona sostanza quindi ci stiamo impegnando in un percorso che è obbligatorio nel 2016. Il soggetto che fruisce del digitale inizialmente potrebbe avere delle difficoltà. Io per la verità mi rivolgo a un target, quello dell'impresa che ha già fatto una grossa esperienza sul digitale. Oggi come oggi io non ho impresa che non abbia la firma digitale, che non comunichi con noi tramite PEC. Riconosco che per un processo di digitalizzazione globale bisogna ancora lavorare molto, però assistiamo oggi a un grossissimo impegno nell'agenda digitale da parte del governo a portare a una digitalizzazione completa nel processo di accesso ai servizi della pubblica amministrazione. Lo SPID per intenderci è il certificato di autenticazione per poter accedere ai servizi dell'INPS anziché dell'Agenzia delle Entrate e quindi è un'evoluzione costante, continuativa, dobbiamo ovviamente impegnarci moltissimo anche per agire sui canali della divulgazione perché ovviamente non è cosa che viene, che può venire naturale, deve essere la pubblica amministrazione a fare avvicinare alla comunicazione digitale
senza far considerare questo come una grave difficoltà da essere superata, ma facendola percepire come invece un beneficio, perché il servizio è reso in una maniera puntuale, in tempo reale, e ognuno di noi può avere tutte le informazioni costantemente, in qualsiasi momento del giorno e della notte, dalla pubblica amministrazione. Quindi sul Drive andate, c'è Next Taranto, c'è tra poco a luglio uno straordinario evento per dopo. Spero di non dimenticare altri amici straordinari che ho in sala. Se ci siete, manifestatevi, perché L'incontro si chiama Incontri Digitali del Terzo Tipo, in maniera un po' ironica, perché va a toccare con mano necessità e bisogni delle imprese tarantine. Quindi andremo a vedere aspetti come l'e-commerce, aspetti come l'apposizionamento web, e devo essere sincero, la platea interessata è formata da imprese che abbiamo visto in diversi progetti, quale Crescere in Digitale, Garanzia Giovani, quali Eccellenza in Digitale ed altri ancora. Si parla tanto di digitale, di innovare le imprese, quanto c'è ancora da fare? C'è molto da fare, le statistiche parlano del 4% di e-commerce in Italia, parlano solo del 20% di aziende online, quindi la strada è ancora in salita. Noi siamo pronti in Camera di Commercio, lavoriamo qui da quasi 2 anni in diversi progetti, e quindi siamo pronti ad accettare questa sfida. La Task Force è organizzata dalla Union Camera, quindi la mamma di tutte le Camere di Commercio. La Camera di Commercio di Taranto ha accettato questa sfida, siamo qui con il mio collega Simone Intermite, direttamente da Roma, qui a Taranto, per poter aiutare con lo sportello digitale gratuito le imprese interessate. Anzi, colgo l'occasione di invitare le imprese tarantine a partecipare ai nostri incontri gratuiti per avere un'analisi immediata di quello che è il check digitale. La rivoluzione del digitale è un cambiamento di senso. Noi abbiamo vissuto per molto tempo il digitale come qualcosa che consente di fare diversamente le cose che facevamo già. Oggi non è più così, il digitale abilita nuovi significati, quindi ripensare i processi vuol dire anche ripensare il senso delle organizzazioni, il senso delle imprese, il senso dei territori. È un cambiamento epocale che però dobbiamo cavalcare per coglierne i vantaggi. Cambia l'economia, cambia la società, cambiano le persone. Il digitale sta inducendo un processo di cambiamento che copre tutti questi elementi. Sta creando una vera e propria nuova rivoluzione industriale, una rivoluzione industriale dalla quale dipenderà il nostro modo di vivere dei prossimi anni. In un territorio come questo il digitale è ancora più importante di quanto non lo sia in altri territori, perché il digitale, non dobbiamo mai dimenticarlo, è uno strumento per raggiungere degli obiettivi, è uno strumento di grandissima potenza, quindi nel momento in cui comprendiamo come implementare su questo territorio gli strumenti del digitale abbiamo sicuramente un elemento di vantaggio competitivo.